Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio presentarvi uno dei miei ultimi acquisti, Stay Ghoul, un gioco della Scorpion Ma Square della durata di 25 minuti per 3-6 giocatori. Ora andiamo a vedere quali sono i componenti del gioco. Innanzitutto il solito regolamento, molto snello, è un regolamento di due pagine in realtà, eccolo qua. Dopodiché c'è un mazzetto da 50 carte rosse a doppia faccia, che sono le domande scritte, per un totale di 500 domande. C'è un altro mazzo, sempre di 50 carte, di color turchese, sempre a doppia faccia. Queste sono le domande orarie, per un totale di 1000 domande. Poi c'è una carta promemoria, una clessidra da 30 secondi. Una carta tempo e sette dadi con le lettere. Ora vediamo come funziona il gioco. Si sceglie il primo giocatore attivo, in questo caso facciamo finta che sono io, e prendo i sette dadi lettera. Dopodiché il giocatore alla mia destra prenderà il mazzo di domande scritte, mentre il giocatore alla mia sinistra il mazzo di carte orali. Poi un altro giocatore, che può essere anche uno alla mia destra o alla mia sinistra nel caso in cui si gioca in tre, mette in mezzo al tavolo la carta segnatempo con la clessidra nella posizione 1. E vicino mettiamo anche la carta promemoria in caso di necessità. Quando incomincia il turno si gira la clessidra e si inizia a leggere la domanda. Si leggerà la prima domanda, il giocatore alla mia destra legge la prima domanda, in questo caso suoni un'esplosione. Questa sarebbe la risposta, boom, che io dovrò cercare di rispondere con i dadi. Nel mentre il giocatore alla mia sinistra leggerà quest'altra domanda. Da quale paese vengono Harry Potter, Sherlock Holmes e James Bond? La risposta sarebbe Inghilterra e Regno Unito. Quindi a questa devo rispondere con i dadi, a quest'altra devo rispondere a voce, in contemporanea. Ogni volta che io risponderò correttamente a una domanda, entrambi i giocatori andranno avanti, fino a quando non saranno finite tutte le domande nella relativa facciata della tessera. Quando il tempo finisce nello spazio numero 1, la clessidra si gira nello spazio numero 2 e così via nello spazio numero 3 e poi nello spazio numero 4. In poche parole si hanno 4 tempi da 30 secondi per poter rispondere a più domande possibili. Una volta che tutti e 4 i tempi saranno terminati, si andrà a conteggiare i punti. Il conteggio dei punti è molto semplice, si va a moltiplicare il numero che si trova vicino all'ultima domanda a cui ho dato una risposta corretta, e si va a moltiplicare con quello dell'altra tessera. Ad esempio, ho risposto correttamente alla seconda domanda delle domande ora scritte e alla quarta delle domande orali, sarebbe quindi 2 per 2, 4. E in questo round io ho fatto 4 punti. Dopodiché il mio turno termina e tocca a fare il giocatore attivo al giocatore alla mia sinistra, in senso orario. Il gioco finisce al termine di 3 round, ma ogni round in realtà ha una regola differente. Questo è il primo round, quindi il gioco standard. Il secondo round invece avrà una regola aggiuntiva. Il giocatore attivo, mentre risponde alle domande orali e alle domande scritte, dovrà tenere sotto controllo la clessidra e prima che finisca dovrà dire clessidra, cosicché un altro giocatore la prende e la gira sullo spazio 2. Che succede se il giocatore attivo non chiama la clessidra prima che il tempo finisca? Quindi se il tempo finisce e il giocatore attivo ancora non l'ha chiamata la clessidra, succede che termina qui il turno. E quindi si andrà direttamente al conteggio dei punti. Mentre il terzo round è identico al secondo round, ma il giocatore attivo
non vedrà la clessidra, quindi non saprà a che appunto si trova la clessidra e dovrà dire clessidra cercando di contare i secondi mentre risponde alle domande orali e alle domande scritte. Alla fine il giocatore che ha fatto più punti al termine del terzo round sarà decretato vincitore della partita. Se il video vi è piaciuto, lasciateci like, iscrivetevi al nostro canale, accendete la campanellina per restare sempre aggiornati su tutti i nostri prossimi video e soprattutto seguiteci sui nostri canali social Facebook, Instagram e il sito web. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!